Cari amici e fratelli, pace del Signore Gesù, ben ritrovati anche oggi all'appuntamento con i culti della nuova era, cioè quelli registrati nella nostra comunità a partire dal 9 settembre 2001. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto nella pace del nostro Signore Gesù. Santissimo nome, o Signore, alleluia. Quale grande onore, o Signore, e quale grande gioia metti nel nostro cuore, Signore, entrare nella tua casa per adorarti e per sentire, Signore, la voce del tuo Spirito che ci ammaestra, alleluia, che ci esorta, che ci incoraggia, appunto, Signore, che ci consiglia, Signore, e ci rende perfetti, alleluia, glorita l'anda la massia, alleluia, gloria al tuo nome, alleluia, il nostro cuore è davanti a te aperto ancora questa sera, perché tu vi possa entrare, alleluia, interamente insieme a Gesù, per la tua gloria e per la sua gloria, benedetti in eterno, alleluia, amen, amen, amen. Il Signore, luce vera, il Signore è la ricchezza, il Signore è il grande Padre, il Signore è tutto per noi. Alleluia, amen. Scusate. Alleluia. Frutta da stagione. Sia glorificato Dio.
Beato, dice, l'uomo che si confida in Dio. E invece maledetto l'uomo che si confida nell'uomo, perché l'uomo viene sempre meno. E la sua natura, perché come dice il Signore, è sempre nella sua parola, dice, il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio, quindi è chiaro che non ci si può aspettare grandi cose, belle cose. A noi sia glorificato il Dio che siamo, vedete che il Signore ci ha fatti suoi figlioli, quindi credenti, e quindi ci stiamo sforzando di andare avanti e abbiamo accettato di farci modellare da Lui, come dice appunto nella sua parola, che Lui ci sta facendo nascere di nuovo. Amen. E come ci sta facendo nascere di nuovo? Perché vedete, uno potrebbe, se per esempio uno dovesse nascere di nuovo, avere la possibilità di nascere di nuovo, no? Però se uno, come diceva Nicodemo, dice, come può un uomo quando è vecchio entrare nel seno di sua madre e nascere? Ecco, mettiamo il caso che la cosa fosse possibile, no? Che uno avrebbe la possibilità, no, di poter entrare nuovamente nel seno di sua madre e nascere di nuovo. Però, vedete, se non interviene Dio, allora se nasce nuovamente, stot si era e stot si donna si rinasce. Amen? Quindi, ecco, allora il Signore dice, io non vi faccio entrare nuovamente nel seno di vostra madre, ma io vi faccio entrare, pensate, nel mio seno, dice Lui. E vi faccio nascere di acqua e di spirito. Capite, in questo momento, alleluia, il Signore mi ha dato una cosina bellina. Certo, non è questo che vuole dire, no? Però è un particolare bellino, bellissimo. Per esempio, Gesù è nato di acqua e di spirito. Dici, perché è nato di acqua e di spirito? Ah, ma te vediamo perché. Ah. Perché è nato di acqua e di spirito? Perché Lui, diciamo, è stato... nato dallo Spirito Santo, cioè il seme che è entrato in Maria è stato seme divino, quindi spirito. Quindi allora il seme che ha fecondato Maria, insomma, ecco, allora poi ha fatto sì che Gesù si formasse nel seno di Maria. E quando uno si forma nel seno della madre, in che cosa si forma? Eh? Parate fotti! Sì, sì, si forma, un bambino si forma nell'acqua, lo sapevate? Sapevate voi, sì o no? Oh, allora si chiusca il cimino, io appaio a diventare ranne, sono vicini, sono tutte cose. Quindi, infatti, un bambino si forma nelle acque proprio. E com'è che non si fuga? Allora, nasce, quindi viene formato nelle acque. Tant'è vero, dice, prima di partorire una donna dice, rompiu l'acque. È vero, vero, voi donne che siete femmine ne sapete che io sei niente, che sono quindi guardate come è bello sto cosa. Ecco Gesù che è nato di acqua e di spirito. Ecco, materialmente parlando, già lui nel seno della madre nasce veramente di acqua e di spirito. Quindi è stato usato un termine da parte del Signore bellissimo. Amen. Bisogna nascere di nuovo di acqua e di spirito. Alleluia. Che allora, perché sia glorificato è Dio. Guardate che profondità che il Signore mi sta spiegando in questo momento. Dice, perché vedi, perché dici, sono nati da Dio. Quindi io, dice, vi faccio nascere direttamente da me. Io vi faccio de mare e de pace. Quindi vi faccio nascere nelle acque, però nelle mie acque, non nelle acque di vostra madre. Amen? E mediante il mio spirito.
Alleluia, gloria a Gesù. C'è tutto, dicevo, no, ma che c'è te discusse? Guardate che profondità, alleluia. Quindi effettivamente Gesù, il Padre per mezzo di Gesù ci ha fatti nascere di nuovo, spiritualmente parlando, col seme spirituale e le acque spirituali pure, alleluia, amen. E quindi siamo nuove creature, nuove figlioli, figlioli di Dio, alleluia, amen, gloria all'Altissimo. E così, vogliamo andare in preghiera e che il Signore vedete, ci guidi e continui ad ammaestrarci, perché fratelli, vedete che i tempi stanno stringendo. In tutti i sensi stanno stringendo i tempi e stiamo vivendo in un mondo strano, in un mondo strano, per non dire corrotto. Allora, amen, gloria a Gesù. Alleluia, guidaci tu Signore sempre in ogni cosa, alleluia, 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 che tutto veramente sia fatto per la tua gloria Padre Santissimo, per la gloria di Gesù e dello Spirito Santo, qui in terra, lassù nel cielo, per tutta l'eternità, amen, amen, amen. Alleluia, amen. Allora vogliamo leggere, con l'aiuto del Signore, sempre nell'Evangelo di Marco, capitolo 12 e dal versetto 13. Gli mandarono poi alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nelle parole. Ed essi giunti gli dissero: Maestro, noi sappiamo che tu sei verace e non hai riguardi per nessuno, perché non badi all'apparenza delle persone, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Dobbiamo pagarlo o no?
Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: «Perché mi tentate? Portatemi un denaro, perché lo veda». Essi glielo portarono. Ed egli disse loro: «Di chi è questa immagine e questa iscrizione?» Essi gli dissero: «Di Cesare». Allora Gesù rispose e disse loro: «Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio». Ed essi si meravigliarono di lui. Alleluia. Amen. Quindi qui la lettura. Alleluia. Ecco, vedete la giustizia, ecco, di Dio, che come deve essere applicata in ogni cosa. Vedete, nel passato non lo so, effettivamente, ci sono certe cose, ecco, che nel passato, non lo so, come se effettivamente, come se si fosse vissuti in tempi diversi a livello spirituale, invece le cose dello spirito sono attuali, quelli presenti, quelli passati, perché è sempre Gesù è lo stesso di ieri, oggi e in eterno. Amen, gloria a Dio. E in questa circostanza, vedete, il Signore ci ha, questa sera ci sta facendo rilevare una cosa molto importante, che appunto nel passato si è trascurato. Io ricordo che mai si è detto, ecco, pregate, preghiamo per le autorità. Qui il Signore ce lo ha fatto dire e ce lo ha fatto fare, di pregare per tutte le autorità. Amen. Nel passato, ecco, questa frase mi è rimasta impressa: noi siamo apolitici. Cioè, non interessiamo di politica, vuol dire. Ma scusa, se noi non ci dobbiamo interessare di politica, perché preghiamo per l'autorità? Allora, preciso, non ci dobbiamo interessare di politica nel dire vai bene, vai per i casi, vuoto di cose. Certo, se c'è un amico, qualcuno che ci chiede un voto, amen, perché è anche nostro dovere, dobbiamo votare, è giusto. E noi, tant'è vero che noi preghiamo pure sempre: Signore, guidaci in modo tale che noi possiamo dare il voto a chi tu ritieni che sia più idoneo. Ma a quanto pare, ma sia glorificato Dio. Poi si scoprono. Gloria a Gesù. Allora, vedete quindi l'importanza, quando ci sono che ci devono essere le votazioni, per esempio per le elezioni che so, comunali, regionali o diciamo nazionali. Fratelli, noi effettivamente non abbiamo a fare pubblicità, cose, ma dobbiamo, in quelle circostanze, le nostre preghiere devono essere intense, rivolte a Dio: Signore, ti preghiamo che non salgano persone disoneste. Amen, gloria a Dio. Perché dice gloria all'Altissimo? Perché, fratelli, guardate, gli mandarono alcuni farisei ed erodiani per coglierli in fallo. Dice, ed essi gli dissero: maestro, è giusto, è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Dobbiamo pagarlo o no? Fratelli,
Gesù dice che bisogna pagarlo. Eppure Cesare non era un cristiano, era un pagano, però era un'autorità. Vedete? Ecco, dice, siate sottomesse a tutte le autorità, perché le autorità sono istituite da Dio. Quindi Cesare era un pagano, però era sempre un'autorità. Allora, state attenti, come persona magari no, ma come autorità sì. Perché infatti il tributo andava perché Cesare era un'autorità, era un imperatore. Amen, sì o no? Ci siamo? Allora, a maggior ragione noi dobbiamo pregare per le autorità, sia quelle che ci sono e quelle che ci devono essere, in modo tale che i nostri tributi vadano a persone scelte da Dio mediante la nostra preghiera. O no? Non mi sembra che sia corretto. Dici, guarda, io con tutto il cuore pago perché il Signore, noi abbiamo pregato e amen, gloria a Dio. Ma perché quindi noi non è, e qui, fratelli, non perché non sono credente per dire, ah, non sono credente quindi io, no, perché ripeto, il Signore ci dice che noi dobbiamo essere sottomesse alle autorità. Vedete come Gesù poteva benissimo dire, va bene, Cesare è un pagano e non soltanto è pagano, ma anche nemico di Israele. Fratelli, Cesare era un invasore, no? O no? Aveva invaso il territorio lì israeliano. Quindi, uno che meritava di essere odiato e quindi di non essere aiutato. Invece, guardate, proprio il Signore gli dice di dare il tributo a Cesare, che era il peggiore nemico di Israele. Amen. Perché certe volte alcuni credenti, no frate, non mi rischi, chi ti è un ladro, chi ti è un disonesto, cosa? Ma scusa, è un'autorità? Tu non lo devi, se tu non lo vuoi fare come persona perché è una persona disonesta, se il governo è disonesto, tu se non lo vuoi fare dentro di te perché ritiene il governo disonesto, però farlo perché il governo è l'autorità. Sono riuscita a farmi capire? Quindi noi in ogni caso, in ogni circostanza, dobbiamo, vedete, guardare non la persona, ma dobbiamo guardare l'autorità che c'è in quella persona. Amen? Per modo di dire, se il ministro, ne sa, è un esempio, se il ministro degli esteri è un disonesto, per dire, ecco, però io lo devo onorare non come persona, magari, ma come autorità. Amen, gloria a Dio. E quindi se lui dovesse, o un altro al suo posto che devono incassare i tributi, dice, ma che sono disonesti, poi si mangiano. Non ci fa niente, non vuol dire. Se si mangiano, non è... Perché se noi, pensando che loro se li mangiano, se li rubano, dice no, perché poi loro se li rubano e quindi io non pago. No, perché tu commetti, peccato, trasgressione. Allora, quello che se li ruba trasgredisce la legge di Dio perché sta scritto non rubare, è giusto? E chi lo ruba? Tu trasgredisci la parola di Dio perché dice è autorità e le autorità vanno rispettate. Ci siamo?
E caia di un scalino diventa più giaudo e se fa fatica a girarlo, no? Amen. Guardate, gloria all'Altissimo, perché se guardate, gloria a Gesù, se Cesare fosse stato un credente in Dio, dice gloria a Dio, Gesù ha detto dai a Cesare quello c'è, perché è credente, gloria a Gesù, quindi certo il Signore ha detto dai a Cesare quello che è di Cesare, alleluia. Amen. Invece no, torno a ripetere, non c'era nemico peggiore in quel periodo di Cesare per Gesù. Alleluia. Amen. E Gesù dice di essere sottomessi ai propri peggiori nemici. Alleluia. Amen. Quindi vedete come noi siamo effettivamente, veniamo coinvolti da parte di Dio, non da parte degli uomini. Perché fratelli, le autorità, per esempio, per ora hanno fatto il capo dello Stato, no? No? E poi c'è il Presidente del Consiglio, ci sono tutte, ecco, noi, io fratelli, guardate, in questo periodo che loro stavano facendo queste potenze, sempre il telegiornale, perché ripeto, ecco, non mi occupo di politica, ma mi devo occupare, diciamo, dell'autorità che deve governare la mia nazione. E se lui governa male, ci va in tuo penso io. E infatti, guardate, gloria all'Altissimo, sia glorificato il Dio, che... Ecco, il Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno, dice. E qua non c'è da dire, ah, quello era il Vecchio Testamento. Ma se mi sparano cadenza quando dicono che lui era il Vecchio Testamento. Come se c'era un brigante, al posto del Signore, un disonesto nel Vecchio Testamento. Oh, gloria a Dio, alleluia. Quindi, guardate, il Signore, tramite il profeta, ha detto al popolo di Israele, cioè che poi era al popolo di Giuda, di pregare per, diciamo, le autorità di Babilonia, per Nabucodonosor o altri, perché dice di pregare per loro, di essere sottomessi, di pregare per loro in modo, dice, tale da poter avere una vita più serena. Amen. Perché dice, se voi non pregate per quelle autorità, secondo se era Nabucodonosor, se era Dario, se era... non tu, se era, altri, no? Dice, ecco, pregate in modo tale che le vostre preghiere guidino, diciamo, quelle autorità. Perché il popolo, diciamo, giudeo, che era... in Babilonia deportato, no? Lì, fratelli, loro dovevano essere sottomesse alle autorità, perché loro vivevano, 70 anni stesero, e 70 anni, fratelli, quindi benefici o non, loro li hanno ricevuti, perché, ripeto, è quanto, ci pensate, in 70 anni, gloria a Dio, ma ci pensate quanti bambini sono nati? Erano di origine babilonese. Gloria a Dio. Quindi, se il governo era un governo buono, allora ci andavano bene tutti gli abitanti. Tipo come... per esempio, quando Giacobbe scese in Egitto, fino a quando c'era un faraone bravo, buono, allora, gloria a Dio, tutto Israele ne godeva di questi benefici. Nel momento in cui il faraone, che subentrò successivamente, è stato un faraone cattivo, ne ha subito le conseguenze, vedete, il popolo,
Alleluia. Quindi, allora, era doveva essere dovere, vedete, anche diciamo del popolo di Israele in Egitto di pregare per il faraone. Magari possibilmente lo odiavano. Ora, odiare, sì, insomma, disapprovare. Ma il Signore ci insegna che non dobbiamo odiare i nostri nemici. Ma anzi pregare per loro. Gloria a Dio. Vedete, gloria all'Altissimo. Quindi guardate come il Signore ci sta modellando. Belle, questi sono manicetti, no? Bello, ci sono le scene a schiena, a destra, no? Tutto, bello, vedi figliolo mio, vedete figlioli miei, dovete essere così, dovete essere ad esempio. Quindi, fratelli, noi, vedete, nei confronti delle autorità non dobbiamo neanche parlar male, perché il Signore non ci ha costituiti giudici delle autorità, anzi noi dobbiamo essere sottomessi. Andate, quindi figurate se potremmo giudicarli. Amen, gloria a Dio, alleluia. Quindi è come vi dicevo, seguendo il telegiornale, perché giustamente io i telegiornali li seguo quando posso, certo, non è, perché effettivamente danno tante notizie che sono belle, uno si rilassa, no? Perché senta chi dà ammazzaro, chi tu ammazzava moglie, chi tu ammazzava marito, chi tu ammazzava i figli, chi tu ammazzava, uno si rilassa. Davvero? Uno si asciala, no? E quindi quando faccio io, sapete che ci metto un muto tanta cosa, quando sento che già c'è una cosa, tutta, o studio, o quasi canale, per favore, che già la vita è dura, è brutta. Però, diciamo, ecco le cose, le notizie interessanti, bisogna seguirle, amen? E quindi, fratelli, è nostro dovere, alleluia, quindi nelle nostre preghiere, fratelli, se noi vogliamo, perché poi, benedetto sia l'Altissimo, ci sono anche tanti benefici che uno gode anche dallo Stato, onestamente. Non è che poi tutto... Allora, se noi preghiamo, allora le nostre preghiere serviranno a guidare loro nell'amministrazione della nostra nazione e del mondo intero. E le nostre preghiere serviranno anche a farci vivere meglio. Perché se, guardate, perché se noi non preghiamo, il Signore non può intervenire. L'avversario invece interviene, dice, che non prego non urgo, quindi ora a questo qui li faccio diventare più disonesti e più diciamo assassini degli altri. Amen? Allora, invece le nostre preghiere bloccheranno l'avversario nell'agire. Amen. Quindi, fratelli, è stato sbagliatissimo ed è sbagliatissimo essere d'accordo con quelli che dicono a me non interessa o Presidente della Repubblica, né il Presidente del Consiglio, non mi interessa niente. Male, perché sei un ignorante. Tu ti tiri la zappa, ti scavi una fossa con le tue stesse mani. O no? Fratelli, alleluia, vedete, sia glorificato è Dio che questa sera, io non sapevo che il Signore mi avrebbe fatto fare tutto, cioè, il sogno che ho fatto tutto scusso, che Lui, vedete, ci sta dando, dice, vedete come io sono dalla parte, guardate, Gesù ha voluto, ci sta dicendo questa sera, io, vedete, allora ero dalla parte di Dio e dalla parte delle autorità. Dai a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Amen, gloria al Signore Gesù, alleluia. Allora Gesù rispose e disse loro, prendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Ed essi si meravigliarono di lui. Guardate, si meravigliarono di lui perché... Tutti quanti, io credo che pure i discepoli, dice, vada, sta domanda ora Gesù ci cacca i cicchi a Cesare, no?
Ora Gesù ci dirà: non vi arrischiate di pagare il tributo a Cesare. Io penso che, fratelli, anche gli apostoli, i discepoli, quelli che hanno sentito questa risposta, sono rimasti meravigliati. E loro stessi, vedete, i farisei, gli erodiani, rimasero meravigliati. Dice: guarda, ma quest'uomo non sta parlando male di Cesare, sta parlando bene, anzi, ci invita a pagare. Alleluia. Amen, gloria all'Altissimo. Guardate, ecco, noi tante volte, andiamo su tutte le furie quando vediamo un'ingiustizia, una cosa. No, fratelli, dobbiamo essere calmi come Gesù, valutare ogni cosa, amen, e poi, ecco, agire con sapienza, con saggezza, non essere precipitosi nel parlare. Vedete, in Gesù perché tutti si meravigliavano del suo parlare? Perché era guidato dallo Spirito Santo. E se noi ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo e non del nostro istinto carnale, anche il nostro parlare sarà dolce, sarà meraviglioso, e tutti gli altri si meraviglieranno e diranno: chi è costui, chi è costei che parla così? Ecco, è un figliuolo di Dio, è una figliuola di Dio. E Dio ci benedica. Già stai regnando su di noi, Signore, perché se tu non regnassi, Signore, come potremmo ascoltare la tua voce, i tuoi consigli, ricevere i tuoi ammaestramenti? Alleluia, gloria al tuo nome. Il regno dei cieli è già in mezzo a voi, dentro di voi. Sì, Signore, gloria al tuo nome, perché anche se viviamo in questo mondo, però camminiamo nella tua giustizia. Alleluia. Quindi dacci, oh Signore, sempre l'aiuto, la guida, la sapienza, le tue virtù, per non venir mai meno. Alleluia, gloria al tuo nome, e per non sbagliare. Te lo chiediamo, Padre Santissimo, nel nome di Gesù, benedetto con te in eterno. Alleluia, amen, amen, amen. Dio sia lodato, amen. Abbiamo trasmesso il culto tenutosi nella nostra comunità il 6 febbraio del 2015. Questi appuntamenti li potete seguire il martedì e venerdì sera alle ore 21:30 e la domenica mattina alle ore 10:15, e poi riascoltarli anche in replica. Inoltre, questi culti sono a vostra disposizione nella nostra pagina Facebook o sul nostro canale YouTube.
per tutti i nostri fratelli ed amici che vogliono mettersi in contatto con noi possono farlo attraverso il nostro numero telefonico. Esso è il 349 64 11 232. Per quanti invece vogliono visitarci oppure scriverci possono farlo al seguente indirizzo: Radio Messaggio Cristiano, via Industriale numero 71, 98123 Messina. I giorni di culto sono martedì e venerdì ore 18:30, mentre la domenica alle ore 18. Bene amici e fratelli, anche oggi siamo giunti al termine di questa trasmissione. Vi lascio in compagnia di ciò che seguirà subito dopo questa e vi rinnovo l'appuntamento per la prossima. Pace del nostro Signore Gesù e a risentirci. A presto.